Questo è il nostro settimo e penultimo intensivo del primo biennio. Questo sesto portale, il libro Perdonarsi è diviso in sette portali, come sette dimensioni dentro le quali entriamo, sette sfere di un videogioco, dico per i più giovani, no? I videogiochi che tu, dopo che hai superato il primo stadio, passi a quello 2 che è più difficile, poi a quello 3, che sono come dei mondi. E così sono questi portali. Tutti i nostri libri, cioè tutto il nostro percorso è fatto così. Darsi pace è sette passaggi. Perdonarsi sono sette portali. Imparare ad amare sono 10 scalini della scala d'amore. Perché il processo o la vita è così, non è che ce lo siamo inventati noi. È così. L'iniziazione è così. Si va di portale in portale. E naturalmente non è meccanico nel senso del percorso darsi pace, poi ognuno ha i suoi tempi di realizzazione, però noi diamo come una mappa paradigmatica in modo che il praticante si possa orientare in questo gioco, in questo videogame. E questo nostro sesto portale ha un titolo molto importante, molto impegnativo, che è lo spirito dell'amore assolve e libera la nostra umanità. Questo è, come dire, il portale, quindi come capite è un portale difficile, molto difficile da realizzare. Quindi noi ancora una volta e sempre di nuovo, anche oggi, partiamo dalla situazione di partenza, quella reale, che stasera abbiamo sintetizzato nel versetto 1 del Salmo 35. Che dice: nel cuore dell'empio parla il peccato. Sarebbe interessante, come tante cose saranno interessanti, più che sarebbero, le dovremo fare, no? Sarebbe interessante fare una indagine, intervistare 100 persone, cristiani, magari anche religiosi, sacerdoti, e chiedere che vuol dire. Però non mi fa un discorso, capito, teologico, no, mi devi dire che cosa hai capito tu rispetto a questo versetto, quindi mi devi dire, come facciamo noi nei formatori, dimmi qualcosa che mi interessi, dimmi qualche cosa che immediatamente io capisca ora, senza dover fare salti di mente fuori dalla realtà, che mi parli e che mi sia utile ora. E noi naturalmente abbiamo delle chiavi per capire anche questo versetto in un modo appunto concreto. E cioè capire nel nostro linguaggio che quando noi siamo nello stato di separazione, cioè nella nostra sfera che chiamiamo in tanti modi, basta che ci capiamo, ora in forma realizzativa, cioè che adesso la vostra mente non faccia subito un bel salto rappresentativo, perché la mente la può fare su tutto, questo ormai l'abbiamo capito. Quindi mantenendoci nell'ascolto, no? Interiore, nello stato dell'ascolto, noi sappiamo che quando siamo nello stato separato, quando ci
scendiamo, siamo abitati da un linguaggio, cioè siamo abitati da parole, da pensieri, che normalmente che dicono? Dicono cose negative, il più delle volte, cose negative su di noi, se li ascoltiamo, no? Noi dovremmo essere ormai abituati a fare questo, cioè ascoltare. Queste sono talvolta sensazioni, emozioni, noi siamo abituati a tradurle in parole, a portarle a coscienza. Sono rifiuti. Questo non mi piace, questo non mi piace. Sono giudizi. Questo non serve, non vale niente, non serve a niente. Oppure io non valgo niente, oppure tu non vali niente. Sono tutta una catena di pensieri non carini. Una serie di no. Si potrebbe dire un enorme no articolato in mille parole, è un no immenso. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Chi è l'empio? L'empio è l'uomo non giusto nel linguaggio biblico, no? C'è il giusto e c'è l'empio. Quindi chi è l'empio? L'empio sono io, o se volete è l'io umano, quando non è allineato, quindi non è in una rettitudine, in una retta relazione con Dio. Quando io, l'io, non è nella retta relazione, che è una relazione, come sappiamo, di ascolto incondizionato, no? Con tutto il cuore, diciamo. Quando io non sono così, non sono giusto, sono distorto, sono ingiusto, sono empio. Quando io sono così, nel mio cuore parlano tutte quelle maledizioni che nascono dalla separazione, cioè dal peccato. Nel cuore dell'empio parla il peccato, è ovvio. Vedete come diventa semplice e come diventa una cosa molto concreta? Molto, molto concreta. È molto personalmente verificabile. È così, funzioniamo esattamente così. Questo è il primo stato, potremmo dire, della parola. La prima forma di linguaggio che purtroppo conosciamo e che spesso parliamo e che spesso inconsciamente parliamo, perché questo linguaggio parla di continuo. Parla e diventa emozioni, emozioni sgradevoli. Spesso sono solo emozioni sgradevoli, noi non sappiamo decodificarle, ma sono pensieri. Noi lo facciamo, no? Passiamo fin dal primo anno a decodificare, cioè sappiamo che se sono incazzato sono pensieri, se sono impaurito sono pensieri, ho paura di questo, ho paura di quello, ho paura di quello, mi sento qua, mi sento abbandonato, sono pensieri, le emozioni pur magmatiche in realtà sono pensiero o se volete linguaggio o questi linguaggi, queste parole, questi pensieri nutrono e strutturano la coscienza, cioè la forma del mio io scisso. Quindi linguaggio, coscienza, forma dell'io. Nello stato di separazione, detto peccato, la forma del mio io, la forma della mia coscienza è l'empietà, quindi la distorsione, la quale parla un linguaggio di maledizioni e di no. No, dice no, rifiuta, rifiuta, condanna, giudica, odia, maledice, mi maledice. Al fondo di tutte le maledizioni bene ascoltate c'è un grande schifo di noi stessi. Molto più giù dello schifo che già fanno gli altri, non poco, ma sotto lo schifo che abbiamo per gli altri c'è un grandissimo schifo per noi stessi e condanna di noi stessi, se ascoltiamo bene. Ok?
Bene. Da qui noi sappiamo che, grazie a Dio, ci possiamo spostare. E il primo stato, la prima trasformazione fondamentale è quella che noi chiamiamo io in conversione. L'io in conversione sono sempre io che inizio a fare quello che ho fatto prima, cioè incomincio a riconoscere che dentro di me ci sono tutte queste parole negative. Confesserò al Signore le mie colpe. Il confessare al Signore è un linguaggio. È un linguaggio diverso. Mentre il primo linguaggio, quello che parla nel cuore dell'empio, è sostanzialmente una catena di maledizioni, di rifiuti, di giudizi e di no, il linguaggio della confessione è il riconoscimento che dentro di me ci sono queste cose, quindi un linguaggio molto diverso. Io riconosco che dentro di me c'è un pensiero di paura. Non io ho paura. Io divento consapevole che dentro di me c'è un pensiero che dice che ho paura. Quindi questo linguaggio, il linguaggio della confessione, è un linguaggio diverso che dà forma diversa al mio io e alla mia coscienza. La coscienza confessante è una coscienza che osserva. Quindi è una coscienza molto già più profonda, è un punto di vista che si distacca, che osserva, riconosce queste cose dentro di me e le confessa come colpe, cioè non mi identifico, dico dentro di me ci sono questi no, ma io non li voglio, non li considero miei, non li voglio. Cioè, che cos'è? È un non dare più totale credito a questi pensieri. L'empio crede fermamente nei suoi pensieri maledetti, ha una fede cieca nelle maledizioni che lo abitano. L'io in confessione no, incomincia a non dare più credito, incomincia a dire sì, dentro di me ci sono questi pensieri, ma io non li faccio miei. Non voglio che siano miei. E questo cambia la forma della coscienza. La dilata, la ammorbidisce, la approfondisce. La coscienza confessante è una coscienza molto più dilatata, molto più areata, molto più morbida e profonda. E quindi è già una coscienza molto meno sofferente, molto meno. Quando lo facciamo. Attraverso questa coscienza e attraverso poi i processi che qui non ripetiamo, che è in qualche modo l'abbandono fino alla morte, alla mortificazione di questi pensieri, che arriva alla morte del mio io separato, perché se io incomincio, come sapete, a lasciare andare tutti questi strati di pensieri, poi arrivo a capire che il mio piccolo io non è che esso stesso un grumo di pensieri maledetti, detti male, che non hanno fondamento, che è una bella illusione, anzi non bella, quella di essere così separati. E quindi si va a spegnere questa illusione fino in fondo e si dà credito, l'io in relazione, ad altre parole. Queste altre parole cui do credito, le parole rivelate, danno forma ad una modalità della coscienza che noi chiamiamo cristica. Quindi la terza frase, io vi darò
lingua e sapienza. Nello stato rigenerato, le parole che diciamo le ascoltiamo. E non soltanto le parole della scrittura, che sono le prime che ascoltiamo e cui diamo credito, ma nell'io cristificato, cioè nell'io che si realizza come spirito, l'io che capisce di essere nient'altro che spirito nello spirito. Gesù dice: chi nasce dallo spirito è spirito. È spirito nello spirito. Io in te, tu in me, un solo spirito. Quando io mi realizzo come spirito, ricevo le parole dallo spirito che diventa il mio spirito. Noi diciamo correntemente, no? Il Signore ci ha donato il suo spirito, per cui diciamo Padre nostro. Anche qui domandina. Cioè, sapete quello che state dicendo? Cioè, voi siete consapevoli in questo momento di avere lo spirito di Dio? Cioè, che il vostro spirito è lo spirito di Dio, perché è ovvio, no? Oppure credete che questo sia una cosetta così, siccome Gesù ci ha dato il suo spirito, che non si sa che vuol dire, allora dico Padre nostro, così, perché me l'hanno detto. Cioè, sappiamo, cioè, tremiamo di paura e di gioia quando diciamo il Signore ci ha donato il suo spirito, cioè ci crediamo? Cioè siamo convinti, sono convinto io che in questo momento sto parlando attraverso lo spirito di Dio? Io ne sono perfettamente convinto, infatti vado al manicomio subito dopo, non ne ho alcun dubbio, se no che starei a fare qua, a raccontare quello che so io? Ma sai che pizza, no? Non sarebbero 20 anni. Che stiamo qui a raccontare le cose di Marco Guzzi, vero? No, io vi darò lingua e sapienza. E non è un'eccezione, è la regola. Cioè, nello stato spirituale cristificato, anche in via di cristificazione, cioè non è che dovete pensare che siamo tutti arrivati, no, lo sapete, è un processo, però in quella dimensione noi capiamo anche meglio che cos'è la parola in generale. Che cos'è il linguaggio umano in generale? Che cos'è la coscienza umana in generale? Cioè la coscienza umana è lo spirito divino nel suo essere. È l'ego che crede di essere un'entità separata dalla coscienza creatrice e quindi vive le sue angosce di separazione e crede che la coscienza appartenga al corpo e quindi sia mortale. Tutta una serie di maledizioni. Anche paralogiche, non logiche, se uno studia anche semplicemente la cosa dal punto di vista filosofico-razionale. La verità è tutta un'altra. Non è la coscienza che nasce dal corpo, cioè dalla materia. Negli stati meditativi che spero voi abbiate incominciato già a realizzare, risulta evidente che è il corpo che appare entro la coscienza. Ogni volta che noi realizziamo anche un po' la coscienza non condizionata, ci rendiamo conto che questa coscienza appunto non è condizionata e che tutti i fenomeni condizionati appaiono nella coscienza e attraverso la coscienza, non è il contrario. Il che vuol dire che il mondo sensibile nella sua interezza appare come un fenomeno della coscienza. O se volete, voi che siete tutti hegeliani, fenomenologia dello spirito, che come sapete Hegel aveva intitolato scienza dell'esperienza della coscienza, perché tutto è esperienza della coscienza. Noi non facciamo mai conoscenza di un oggetto, mai.
noi conosciamo il nostro conoscere un oggetto. Non conosciamo l'oggetto, noi conosciamo sempre e soltanto il conoscere. E questo è esattamente l'atto creativo della coscienza come spirito assoluto, cioè spirito santo, che vive in un atto continuo che è autocoscienza della propria conoscenza. Non c'è altro. Tutto il resto, arrivederci. Ci siamo detto tutto, a questo punto siete Dio, avete capito? No. Siamo qua per imparare. E dopo questa breve ma intensa e divertentissima introduzione, che spero vi abbia rallegrato, no, no, facciamo la conoscenza del... Cioè, noi conosciamo solo la conoscenza, noi l'esperienza, che noi crediamo che sia dei sensi, in realtà è sempre una conoscenza della conoscenza attraverso i sensi, o della conoscenza attraverso il ricordo. Questo conoscere la conoscenza è, si può dire, l'atto fondamentale, cioè l'autocoscienza dello spirito. Ma questo lo vediamo, insomma, ecco. Però se ci pensate un momento è anche logico, ma voi sapete che noi vogliamo realizzare le cose e non solo capirle con la mente. Quello che io voglio ribadire, come facciamo ad ogni intensivo, in modo sempre nuovo, spero che capiate, sempre nuovo e sempre più profondo, è che dobbiamo praticare tutto ciò. Questi tre passaggi, che sono una modulazione della coscienza, che passa da questo stato di pensieri negativi, da questa forma limitata, alla autocoscienza reale, a comprendere veramente che cos'è la coscienza umana, questa luce consapevole che illumina ogni uomo, no? Ecco, questo passaggio va fatto e rifatto e rifatto e rifatto e rifatto e rifatto e rifatto e rifatto, fin quando capisci che non devi fare altro, che tutto ciò che ti fa credere che tu possa o debba fare altro appartiene al primo punto. Tutti i pensieri che ti facciano credere che tu debba o possa fare altro, cioè per esempio risolvere i problemi rimanendo al punto uno, magari in modo più furbo, stavolta ce la faccio, tutta questa illusione appartiene alla sfera dell'empietà, cioè della menzogna. Non è vero, non è vero. E quindi, cari ragazzi, la nostra pratica completa, 5 più 5, non è una bizzarria, ma è un metodo molto preciso, un grande strumento per sperimentare questo tutti i giorni di nuovo, e non per fermarci alla tecnica, che come sapete per noi è un mezzo, ma per arrivare un pochino ogni giorno di nuovo all'esperienza 3, cioè a ricevere lo spirito attraverso la parola, la benedizione. E imparare a parlare sempre di nuovo da lì, ritrovando sempre di nuovo questa che è sostanzialmente una straordinaria lucidità. Infatti il Cristo dice: io vi darò lingua e sapienza, perché lo spirito è una straordinaria sapienza, è molto saggio, diciamo, è molto sa tutto, sa come stanno le cose. Quindi, diciamo, ascoltarlo conviene.
Ora faremo una pratica e ancora una volta io farò ogni tanto risuonare il campanellino, ma non solo e non tanto per ricordarvi di rilanciare la postura, cosa che fa sempre molto bene alla pratica, ma per ricordarvi di realizzare un po' di più la parola che in quel momento staremo dicendo. Se diciamo mi abbandono, mi sto abbandonando, il campanellino ci ricorda questo. La realizzazione si attua attraverso il rilancio della fede nella parola che dici. Sei tu che determini la realizzazione, o perlomeno che apri alla realizzazione le porte, attraverso la fede. Cioè tu devi credere che sia giusto e sia bene abbandonarsi, lo devi volere, lo devi fare un po' di più, e questo ti consente di realizzarlo un po' di più. La realizzazione dipende dalla fede, dal rilancio della fede nella parola. In tutte le parole, questo non vale solo per sorrido mi abbandono, vale anche nella dimensione contemplativa, anzi ancora di più. Se io dico vero Dio e non ci credo e non rilancio la mia fede in questa parola, state tranquilli che non realizzo nulla ora. Se invece io rilancio la mia fede, che questa coscienza è veramente Dio, lo Spirito assoluto, allora ne farò una realizzazione un pochino più potente. Questo è l'esercizio quotidiano che noi rilanciamo nella pratica. E quindi io vi ricordo questo ogni tanto, affinché voi possiate verificare se state a fare una pennica, perché la mente non è abituata a questo. La mente è abituata a credere a ciò che dice il cuore dell'empio. Noi siamo abituati a dare credito solo o preminentemente a quelle parole, a quelle, siamo bravissimi, fateci caso quanto credito gli diamo. Cioè, siamo talmente abituati che nemmeno ci rendiamo conto che è un atto di fede. È diventata un'abitudine, gli crediamo e basta. Non c'è bisogno di... Mentre qua devi fare uno slancio di fede per credere nella benedizione, devi andare controcorrente, devi andare contro natura, contro la natura distorta. È un combattimento. E credetemi, all'ultimo sangue. Quindi non lamentiamoci che lo sia, è un combattimento. Non crediate che sia facile. Vi ho mai detto che è facile? Il Cristo dice che è facile? Trovatemi una parola. Sì, una volta lui dice il mio giogo è leggero. È vero, è leggerissimo. Però la porta è stretta. Capito? E richiede la vigilanza continua, l'attenzione continua. Pregate continuamente per non cadere in tentazione, cioè per non ricadere nel pensiero dell'empio. Capite? Quindi non lamentiamoci che sia difficile. Combattiamo come un samurai. Basta. Diventiamo maestri nella pratica. Lo so che è difficile. Bisogna diventare maestri, siete al quinto anno, quindi anche a pianoforte al quinto anno, al clavicembalo, qualche cosetta, insomma, se fa, no? Un po' de... Che si fa al quinto anno? Si incomincia il clavicembalo ben temperato? O no? Un pezzetto, poi dopo... Però, insomma, già si incomincia a fare cosette, quindi noi siamo già un po' esperti e quindi
tranquilli, tranquilli. Nella coscienza separata parlano le nostre distorsioni. Forma di coscienza, linguaggio, forma dell'io, esperienza del mondo che facciamo. Questo è il punto, a mio parere, cioè il punto in cui ci troviamo, tutti. Perché quello che abbiamo detto, ragazzi, anche se è, a mio parere, nient'altro che il cuore della fede cristiana, è lontanissimo non dall'essere realizzato, ma anche semplicemente dall'essere pensato. Io non sento che si parli di questo, si parla di questo. Cioè, nella predicazione ordinaria si predica questo, eppure questo mi pare il cristianesimo, non è che darsi pace, vero? Come sapete, a me darsi pace non è che me ne freghi molto, se ci intendiamo, se no poi Giuliana si offende. Scherzo, no? Cioè, questo è il cristianesimo, niente, no? Quindi noi ci troviamo, questa è la nostra idea, ma credo che la stiamo argomentando negli ultimi 5 anni, questo è il 5º anno del percorso, è qualcosa che sta di nuovo interrogando l'umano a tutti i livelli, anche se ancora non è chiaro, cioè non è spiegato, non è culturalmente esplicitato, però sta accadendo. Luzzi diceva che le cose sopravanzano i loro nomi, quindi noi viviamo in un tempo in cui sembra che gli eventi siano più veloci della coscienza degli eventi, quindi della comprensione degli eventi. Però noi cerchiamo di capire invece questo, cioè che ci troviamo in un momento molto particolare, molto interessante del pianeta, della storia del pianeta e quindi della storia della salvezza, in cui questi misteri qui, queste cose che sono 2000 anni che ripetiamo, possono essere capiti e realizzati ad un livello nuovo, più personale, più reale, più realizzati rispetto, diciamo, alla tendenza rappresentativa predominante nei primi 2 millenni, che probabilmente aveva anche uno scopo pedagogico, questo non lo so, per ora non vorrei indagarlo. Diciamo che sicuramente però non ci basta più, ecco, quella forma non ci basta più, non ci parla più, ecco, non ci parla più. Mi hanno chiesto di scrivere, sto scrivendo un ulteriore saggio sulla rivista della CISM, della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, che è praticamente la rivista dei religiosi maschi, poi c'è Consacrazione e Servizio, che è la rivista dell'USMI, cioè delle religiose donne, faranno un numero appunto monografico sulla chiamata universale alla santità e io sto cercando di impostare il discorso così, cioè questa, in realtà, questa chiamata universale alla santità credo che oggi semplicemente non venga proprio capita, non si capisce che vuol dire, non si capisce, perché se non spieghiamo, a mio parere, o meglio annunciamo in modo nuovo il mistero di Cristo, è chiaro che poi la santità, dice, ma di che parli?
cioè, già detta così io la sento come una cosa molto estranea. Quindi, a mio parere, questa è la nostra tesi, è quello che poi cerchiamo di vivere, il mistero o i misteri fondamentali del cristianesimo possono essere oggi vissuti in una maniera molto più radicale. E questo che cosa implica? Molto semplicemente, forse per questo non lo facciamo. Beh, implica quello che stiamo facendo in questo biennio, lo facciamo sempre, in questo biennio in particolare. Cioè implica un riconoscimento molto più profondo delle nostre distorsioni egoiche. Cioè, se vuoi realizzare di più il mistero della rigenerazione nello spirito, che devi fare? Devi confessare meglio e riconoscere meglio tutta una serie di strati di alienazione che finora, secondo me, non erano nemmeno stati individuati, e qui ci aiuta anche la svolta psicoanalitica, che ci ha aiutato a capire che molte delle nostre distorsioni più profonde sono inconsce, non le sai, per cui puoi passare tutta la vita a confessarti tutti i giorni, ma non tocchi il problema, non tocchi nemmeno il vero problema tuo, la tua distorsione più profonda. E infatti la lamentela che poi ha prodotto la crisi della cristianità moderna, che arriva oggi alle sue fasi finali, noi nascemo, se vogliamo dare una data, nasce con la svolta di Lutero, cioè è già Lutero che incomincia a dire, ma insomma, tutte queste belle cose che raccontiamo, che hanno a che fare poi con la mia coscienza, cioè con la mia reale esperienza, la mia reale responsabilità, io vedo un divario. Non voglio dire che Lutero sia la soluzione, però quella crisi è stata questo. Quando lui dice io devo obbedire alla mia coscienza, qualunque cosa mi accada, anche se sbaglio, apre la modernità, che oggi lo dice anche la Chiesa Cattolica questo, no? Il cardinale Newman che diceva se devo brindare al Papa o alla coscienza, io brindo alla coscienza. Lo stesso Giovanni Paolo II nella sua enciclica sullo Spirito Santo dice che noi dobbiamo comunque seguire la coscienza, anche naturalmente la coscienza va corretta, quindi la coscienza va educata, non è che la coscienza immediata, sappiamo bene la coscienza immediata quello che pensa, però paradossalmente quasi verrebbe da dire meglio sbagliare seguendo una coscienza errata piuttosto che fare bene tra virgolette ma ipocritamente, cioè con una coscienza che non è la tua, seguendo un pensiero che non è tuo. Comunque, questi sono grandi problemi, non voglio dire. Però, se noi vogliamo fare quello che diciamo, cioè realizzare di più, che cosa vuol dire sostanzialmente essere Dio, una cosetta così, cioè scoprire la nostra natura divina, ricevere, come direbbe più propriamente il cattolicesimo, ricevere in partecipazione la vita divina, questo è il battesimo, questo è il battesimo, questo sarebbe il battesimo. Ecco, se vogliamo che questa cosa che continuiamo a dire da 2000 anni diventi un po' più reale, non totale, sarà un cammino infinito, però un po' più reale, cioè diventi un problema per il credente che si deve chiedere, anche qui andiamo a fare un sondaggio con una domanda, cioè come va la sua vita divina? Cioè la sua partecipazione alla natura di Dio, a che livello è? È una domanda legittima. Il battesimo dice che assumiamo la partecipazione alla natura di Dio, vado da una persona che sono 30 anni che è in chiesa e gli chiedo la sua esperienza della natura di Dio in lei, a che punto è? Mi dovrai dire qualcosa. Di semplice, non è che mi devi fare un discorso teologico astratto che quello lo sanno fare tutti, anche i diavoli, che testimoniano per primi che Dio, che Gesù è il figlio di Dio. No, non mi basta. Mi devi dire, come dice Ratzinger, in parole semplici e comprensibili, la tua esperienza personale della partecipazione alla natura di Dio. In che modo la tua natura, diciamo, umana sta diventando la natura di Dio.
A che punto siamo? Poi me lo direte voi perché faremo la chiacchieratina. Ok? Allora, se vogliamo che questo risulti un po' più reale, semplicemente dobbiamo morire di più alla condizione 1. Perché se noi siamo pieni del pensiero dell'empio in noi, cioè siamo pieni di quella roba là, siamo pieni di pensieri confusi, cortine fumogene, avvelenate, velenose, che ci angosciano, ci distruggono, e non abbiamo strumenti per lavorarci, perché non è che quelle spariscono, ve l'ho detto, non è che spariscono, però ci si lavora, ci si combatte, si hanno degli strumenti. Che cosa posso fare? Rimango là. Quindi tutto il nostro biennio, perdonarsi, che cos'è? È un approfondimento straordinario, potremmo dire, dell'esame di coscienza, del vecchio esame di coscienza, che però viene portato fino a delle dimensioni, direi, radicali dell'identità. Radicali. Lì dove veramente noi siamo separati da Dio. A contattare quello che noi chiamiamo il punto di scissione, perché è quello il peccato del mondo. Noi peccati, quella è robetta, la morale è robetta, viene di conseguenza, è cosa di seconda istanza. Teoricamente quasi non bisognerebbe nemmeno parlarne troppo, o perlomeno non subito. Bisognerebbe parlarne ad alcuni iniziati già in qualche modo consapevoli delle cose, se no li confondi. Se tu non spieghi bene oggi, parliamo del XXI secolo, adesso, con l'umanità che siamo noi, se tu non gli spieghi alle persone, guarda, quello che tu credi essere il tuo io, quello è il peccato. Cioè, è il modo in cui tu intendi di essere te. Tu sei convinto di essere te in un certo modo. Ebbene, questo è il peccato. Da qua viene tutto. Questo va corretto. Ed è una cosa bellissima. Si può correggere. E noi lo sappiamo, no? Noi ci diamo delle ragioni. Noi siamo molto ragionevoli, no? Nei nostri gruppi. Spieghiamo piano piano questo. Gli facciamo capire al praticante che soffre, che si è comportato tutta la vita in una maniera che non gli ha dato un ciufolo, no? Cose molto semplici, concrete, fin quando capisce quello, lo capisce semplice e quindi prende forza e coraggio per passare al punto 2, cioè disidentificarmi da tutte queste cose che in fondo mi fanno stare male e non mi portano a un cavolo. Quindi questo è il nostro biennio. E questo è un altro punto fondamentale del nostro lavoro, questa confessione, confesserò al Signore le mie colpe, questa confessione è sia di natura personale, cioè dobbiamo guardare molto meglio, conoscere amorevolmente, sorrido amorevolmente, senza strapparci i capelli, senza drammatizzare, assumendo altre forme egoiche di giudizio, di vergogna, di senso di colpa nevrotico, che appartengono tutte più o meno alla sfera dell'ego, tutte, e su cui la religione ha giocato e gioca sporco da sempre, per mantenere gli uomini là, sotto, cioè schiavi in colpa, non re, mistificando i mezzi coi fini. Questo pure ve lo sto a scrivere ai nostri amici religiosi. Per fortuna lì c'è Beppe Roggia, che è un grande amico. Fin quando c'è lui, io avrò sempre uno spazio lì. Poi, comunque, è ovvio, no? La mistificazione dei mezzi coi fini. Noi continuiamo a dire, per esempio, in ambito religioso,
non solo cristiano, sia ben chiaro, quanto sia importante l'obbedienza, no? Abbiamo fatto dell'obbedienza una grande virtù, ma l'obbedienza non è una virtù incondizionata, non c'è in nessuno degli elenchi delle virtù, non è una virtù cardinale e non è una virtù teologale, quindi non appartiene alle virtù cardinali, che poi a loro volta derivavano dalla sapienza anche classica, no? Coraggio, temperanza, prudenza e giustizia, queste sono le virtù cardinali, né appartiene alle virtù teologali che sono la fede, la speranza e la carità. L'obbedienza è una virtù, ma è una virtù condizionata. Ecco perché non è negli elenchi delle virtù. Cioè, voglio dire, se tu sei un uomo giusto, siamo sicuri che è una cosa buona. Se tu sei un uomo obbediente, non è affatto detto che sia una cosa buona. Giusto? Anche Eichmann era molto obbediente. È stata la sua difesa a Gerusalemme. Io ho obbedito. Io sono un bravo funzionario dello Stato. Dovevo fare un certo lavoro e ho obbedito. L'ho fatto nel migliore dei modi. Dovevo uccidere 600.000 persone e ho trovato il modo più economico e più rapido. Ho obbedito. Quindi l'obbedienza non è una virtù assoluta. Quindi essere obbedienti non è necessariamente un merito o un pregio, mentre noi abbiamo per secoli additato l'obbedienza cieca come un segno di grande santità. E qui ci abbiamo anche religiose che se lo ricordano. Mentre l'obbedienza è un mezzo, non è il fine. Noi non siamo qui per diventare obbedienti. Noi siamo qui per diventare re, o se volete liberi. La libertà è lo scopo. L'obbedienza, quella giusta, subcondizione, quindi a seconda, bisogna sapere a chi obbedisci, perché obbedisci e qual è il contenuto dell'ordine. E queste sono assolutamente in questione, vanno indagate. Se tu obbedisci a Dio, perché l'obbedienza è a Dio, divieni libero. Ma ciò che noi verifichiamo e che dovremmo tenere sempre presente è la meta, lo scopo è la libertà. Quindi noi dovremmo mettere la libertà come virtù. La verità vi renderà liberi. Questo è lo scopo. Dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà. La libertà è il segno della presenza di Dio, non l'obbedienza in sé, mi capite? Scambiare i mezzi coi fini e quindi santificare i mezzi dimenticando i fini. Schelling dice che il rovesciamento dei mezzi in fini, quando cioè un mezzo diventa il fine, è il satanismo. È proprio Satana che fa così. Carlo Marx, a modo suo, ha insegnato al mondo che quando il denaro, che è il mezzo universale di scambio, è un mezzo, no? Diventa il fine, per cui io non voglio i soldi per comprarmi da magnà, mezzo, per far studiare mio figlio, mezzo, per aiutare Walter che è in difficoltà, mezzo. Ma voglio il denaro per avere denaro, voglio denaro per accumulare più denaro, questo è satanismo. E il rapporto tra la santità e il satanismo è stretto, ma qui lascio perdere. O fra Cristo e Anticristo, vedetela voi. Capite? Quindi, se noi vogliamo vivere questo momento cruciale della storia del pianeta, divertentissimo, in un modo divertente, creativo, dobbiamo capire che la confessione è personale, cioè devo guardare meglio, anche attraverso gli strumenti della psicologia del profondo e delle sapienze antiche, come funziono in stato di distorsione, per levigare bene quegli ostacoli all'unità, ma la
confessione e conversione è anche di tipo storico-culturale, cioè dobbiamo parimenti riconoscere e confessare una serie di errori che attengono alla storia della cultura e del cristianesimo anche. Quindi questo è l'enorme altro contenuto del vero passaggio di umanità. Non passiamo di umanità a livello planetario, cioè quello che a me pare ineluttabile, anche se potrebbe richiedere generazioni, non lo so, ma certamente ineluttabile perché c'è una questione di insostenibilità di questo modello di umanità, di questa coscienza. Quella coscienza lì non ce la fa più a sopravvivere. Cioè è evidentemente una devastazione, no? Ecco, quindi è chiaro che questo accade, sta accadendo e accadrà. Però se vogliamo contribuire dobbiamo fare un lavoro che sia interiore ma anche storico-culturale. Perché il linguaggio, quando noi diciamo nel cuore dell'empio parla il peccato, non lo dobbiamo intendere solo a livello personale. Cioè, nel cuore dell'empio parla il peccato anche a livello culturale, anche a livello politico, anche a livello economico. Nel cuore dell'empio parla il peccato anche nella scuola o nella sanità. Cioè parla un linguaggio distorto, parla un linguaggio che va corretto. E questo è un compito molto importante, personale e collettivo. Nel numero 118 dell'Instrumentum Laboris, che è un bel documento che preparò il Sinodo sulla nuova evangelizzazione, si dice, tra l'altro, la prima urgenza della Chiesa oggi è il dovere di risvegliare l'identità battesimale di ognuno, perché sappia essere vero testimone del Vangelo, sappia rendere ragione della propria fede, cioè sappia dire quello che dicevamo. Tutti i fedeli, in forza del sacerdozio comune e della loro partecipazione all'ufficio profetico di Cristo, sono pienamente coinvolti in questo compito della Chiesa. Quindi ognuno di noi, in quanto rigenerato nello Spirito, è in Cristo sacerdote dell'umanità, profeta di Dio e re del mondo.